Vangelo dice «bussate e vi sarà aperto», ma le logiche del mondo sono diverse. Ma la triste verità è che i migranti dall'Africa all'Europa, 130.000 solo nel 2014, vivono sulla loro pelle. Il 3 ottobre di un anno fa, nel mare di Lampedusa, 500 persone erano a bordo di un peschereccio che prese fuoco e poi naufragò. 368 furono le vittime e oggi molte di loro ancora non hanno una sepoltura. Papa Francesco nel luglio del 2013 scelse l'isola siciliana, la periferia dell'Europa, come meta della sua prima visita fuori dal Vaticano. Allora disse di essere andato a risvegliare le coscienze di fronte ai tanti morti che in pochi piangono. Fu un gesto di vicinanza, come l'abbraccio che ha riservato ai superstiti e alle famiglie di quel drammatico naufragio del 3 ottobre. Poche parole perché la sofferenza si contempla in silenzio, ma con la promessa di fare tutto il possibile per quanto chiesto dai giovani eritrei presenti, il riconoscimento dei corpi e l'appoggio ai rifugiati. Ci sono tanti uomini e donne qui in Italia che hanno il cuore aperto per voi. È la porta del cuore è la più importante per aprirsi in questi momenti. No? Io chiedo a tutti gli uomini e donne di Europa che aprino le porte del cuore. Dietro ci sono i ricordi, c'è la patria e ci sono i morti. Il migrante non può dimenticare questo. Prego per voi. Prego per le porte chiuse, perché si aprino. Chi ha avuto in salvo la vita fa fatica a ricordare quanto accaduto. Adanom, 23 anni, è uno di loro. In October 3, 2003, I feel so bad. Io ricordo quel 3 ottobre. Mi sono sentito male perché ho perso i miei amici. Ricordo ancora i bambini, le donne, tutte le persone che non ce l'hanno fatta. Sono venuto per ricordare i miei amici e non solo. Io prego per loro e spero che Dio li accolga. Ad accompagnarli il comitato 3 ottobre che però denuncia la passività della comunità internazionale. Il responsabile Tarek Brann. Non è cambiato niente, anzi la tragedia sono aumentate, quest'anno quasi circa 4.000 persone hanno perso la vita. Allora cioè, vuol dire c'è qualcosa non va, non possiamo dire non sappiamo, sappiamo perché queste persone costrette a prendere questa barca, non hanno le scelte, però non riusciamo a capire qual è il piano dell'Unione Europea, qual è il piano del governo italiano di farli morire o trovare un modo di farli entrare a livello regolare. Per questa ora domanda al Papa hanno chiesto di fare appello, di fare un canale umanitario a tutte queste persone, fare in qualche modo entrare legalmente. Dopo l'incontro con il Papa i ragazzi indossano tutti il rosario che Francesco ha donato loro, sperano nella sua forza e che la loro voce sia finalmente ascoltata. È giusto di pregare a quelle persone, sono nati invisibili, sono morti invisibili, giusto fare una preghiera insieme al Papa, di condividere la sofferenza insieme a lui.